La filtrazione è un processo complesso. Raccontare una filtrazione di qualità passa attraverso molteplici variabili che sono legate al prodotto da filtrare. Oggi vi presentiamo i vantaggi strutturali delle cartucce Danimil. Tutte le membrane sono certificate e testate. Il test di integrità viene svolto anche sulla membrana piana prima della plissettatura. La nostra macchina è dotata di unità plissettatrici fisse per garantire la modulazione regolare della plissettatura, costante durante la fase di produzione. È fondamentale che ogni piega sia rigorosamente uguale all'altra per garantire una perfetta formazione del pacco filtrante. La plissettatura delle cartucce Danimil in polipropilene è specifica e ideale per un lavaggio in controcorrente. Per le membrane in PES, Danimil utilizza 4 strati. Al contrario di altre membrane in commercio, il taglio della membrana Danimil viene eseguito con coltelli posti ad una distanza fissa. Questa permette di calcolare una tolleranza di 0,1 mm. Da ciò ne deriva il perfetto alloggiamento della membrana all'interno del modulo da 10 pollici. La termosaldatura consente di ottenere la fusione dei velli della membrana in poliestere e in polietere sulfone a garanzia di una tenuta ottimale durante i processi di sterilizzazione e rigenerazione. Gli impianti automatizzati, essendo concepiti per altissime performance di produzione, sottopongono la cartuccia ad uno stress importante, causato dalla rigenerazione chimica abbinata a elevate portate e alle alte temperature. Pertanto, questo tipo di saldatura garantisce all'utilizzatore finale migliori performance e una durata maggiore. Tutti i componenti della cartuccia sono elaborati internamente per garantire la massima qualità e il pieno controllo del processo produttivo. Il puntale Danimil è pieno e ciò permette di evitare il ristagno di acqua o vino e allontana il rischio di problemi microbiologici per i residui del liquido filtrato. L'alloggiamento dell'anello Danimil permette di essere separato dalla plastica. È un accorgimento tecnico importante perché i coefficienti di dilatazione di plastica e acciaio sono differenti. Se l'anello di acciaio è interno alla plastica dell'adattatore, con il tempo potrebbero verificarsi delle micro rotture che determinerebbero un passaggio di aria ed eventualmente di liquido, compromettendo il processo di filtrazione e inficiando i sistemi di controllo della membrana. In linea con l'impegno del nostro gruppo per uno sviluppo sostenibile, la costruzione dell'attacco Danimil è ideale per l'ambiente, perché permette di separare e riciclare i materiali. Per questa applicazione, Danimil, insieme ad AEB, ha costruito un'attrezzatura mutuata dalla meccanica di precisione che durante l'inserimento elimina qualsiasi rischio di micro rotture. Per garantire la resistenza ai cicli di sterilizzazione e portate orarie elevate, Danimil ha studiato un design particolare della gabbia protettiva. L'innovazione più significativa consiste nella presenza di intervalli di sassati tra le varie aperture che assicurano l'elasticità durante la sterilizzazione e il raffreddamento della cartuccia, evitandone la rottura. Il supporto inner core centrale è rinforzato e grazie alle sue dimensioni conferisce stabilità e resistenza all'elemento filtrante. Per consentire la perfetta tracciabilità del prodotto, tutti i moduli da 10 pollici Danimil riportano con chiarezza il codice, il lotto e la micrometria. La saldatura e l'accoppiamento di gabbia, membrana ed end cap rappresenta un altro step fondamentale e distintivo del processo. La membrana viene inserita nel modulo da 10 pollici lasciando uno spazio calcolato tra la membrana e la gabbia stessa, in modo da evitare ogni forma di attrito durante le fasi di riscaldamento e raffreddamento nei processi di sterilizzazione e sanitizzazione. Per un perfetto accoppiamento dei terminali, Danimil utilizza un sistema a infrarossi che evita il contatto diretto tra il punto di saldatura e la fonte di calore, garantendo un allineamento ideale. Quindi il modulo da 10 pollici viene inserito all'interno della macchina operatrice, dove due piatti di acciaio si riscaldano per induzione, riscaldando anche le estremità del modulo e dei due terminali da unire. In seguito, i piattelli di acciaio si retraggono e i terminali si avvicinano e vengono saldati. Grazie a tutte queste accortezze, Danimil assicura una fusione impeccabile dei tre elementi, membrana, fondello e gabbia, rendendo la cartuccia perfetta sotto ogni punto di vista.
Per costruire i modelli da 30 pollici, viene utilizzato lo stesso sistema di saldatura ad infrarossi che abbiamo appena visto. Con questa tecnologia si assicura un perfetto assemblaggio dei singoli moduli, 2, 3, 4, evitando la presenza di micro rotture e quindi di bypass di liquidi e gas. Tale operazione viene svolta inserendo sul singolo elemento filtrante da 10 pollici una protezione in acciaio inox per evitare qualsiasi deformazione dell'elemento filtrante finale. Tutte le membrane vengono testate due volte, la prima volta nel formato 10 pollici e in seguito nell'assemblaggio finale da 20, 30 oppure da 40 pollici. Affidarsi a Danmil significa unire la pazienza e l'abilità di personale specializzato ad un'impiantistica di precisione e materiali costruttivi di alta qualità. Tutto questo è alla base di una buona filtrazione. Danmil e il gruppo AEB sono al vostro fianco per confrontarsi e migliorare ogni fase del vostro processo produttivo.